Può andare? Patria, patrie, patrimoni. Il titolo già dice tutto di questo intervento che vado a fare a Gorizia. La patria, la prima patria che tutti noi abbiamo, la terra dei propri padri, può essere il proprio paese, la propria contrada, il borgo natio, diciamo, no? Poi ci sono le patrie, perché tutti noi abbiamo più patrie, è una sovrapposizione di patrie. Dice Claudio Magris, è un intervento molto bello, il fatto che per il Corriere della Sera, che la patria è come una matriosca, no? Una patria contiene l'altra, è un insieme di patrie e una ne contiene l'altra. Per cui, per esempio, io mi sento, sono asiaghese, mi sento cimbro, asiaghese, allo stesso tempo mi sento veneto, mi sento italiano, mi sento europeo, e sono tutte patrie una dentro l'altra, che sento assolutamente mie. Per me è stupidissimo riconoscersi solo in una patria piccola e basta, non mi interessa. C'è un libro bellissimo, un racconto stupendo di Josef Roth, che si chiama Il busto dell'imperatore, dove il vecchio barone di origine italiana, polacco di origine italiana, a un certo momento vede disgregarsi l'impero austro-ungarico e decide di fare un funerale al busto dell'imperatore Francesco Giuseppe, organizza questo funerale nel proprio giardino per seppellire questo busto. E dice una frase che condivido totalmente, cioè io sono nato per vivere in una casa, non in un gabinetto. A me della piccola patria padana non interessa un fico secco, a meno che la piccola patria padana non contenga la patria Italia, che è più grande, la patria Europa, che è ancora più grande. A me di avere un angoletto per dire sono qua, sono solo, sono orgoglioso di stare soltanto insieme a quelli che hanno il mio stesso dialetto, che mangiano la stessa poenta eusei, che mangiano che ne so, la stessa pasta e fasioi, eccetera, eccetera, non importa un fico secco. Per me è una patria che non mi interessa, è una patria fatta solo di folklore e del tutto priva di radici culturali. I patrimoni invece, che poi è patria, patria, patrimonio, il patrimonio è una parte della patria, cioè noi non possiamo avere consapevolezza del nostro patriottismo, che comunque deve essere un patriottismo mite, un patriottismo sobrio, però convinto, non possiamo coltivare questo nostro patriottismo se non coltivando il patrimonio che abbiamo, e quindi i centri storici, le fortezze medievali, le residenze principesche, i paesaggi che si sono conservati nonostante la speculazione edilizia e tutte queste cose qua. Ecco, io credo che tenere insieme questi tre temi, patria, patrie e patrimonio, sia una buona ragione per vivere e amare il nostro paese.